Avevano 3 minuti per raccontare un concetto scientifico. Sono i ragazzi che giovedì 13 di marzo nell'aula magna di ingegneria di Ancona hanno partecipato al talent show della scienza. Si chiama FameLab e ha toccato oltre 6 città italiane. Perché un talent show sulla scienza? FameLab è un format di divulgazione scientifica, serve per portare alle massaie di Voghera le istituzioni dell'università, ma soprattutto per condividere la passione per la ricerca. Partecipo perché mi piace mettermi in gioco e poi soprattutto mi piace divulgare la scienza, rendere alcuni concetti molto difficili e alla portata di tutti. E ho deciso oggi a FameLab di portare come tema l'ansia. Tant'è che l'ho scelta perché se non puoi vincerla, unisciti a loro, insomma, il concetto di base è questo. Tant'è che l'ansia ci ha permeato tutti e continua a farlo anche in questi minuti di attesa. Parlerò dell'evoluzione degli uccelli, della perdita del volo in alcuni uccelli nelle isole. Perché? Perché mi sembra bello, interessante. No, perché l'evoluzione è un fenomeno vivo che non è solo da studiare nei libri, ma è permea praticamente tutti gli esseri viventi e mi sembra importante che tutti ne siano consci. Oggi al FameLab porto le alici. A tutti piacciono le alici e quindi vediamo se riesco a comunicarvi qualcosa di scientifico sulle alici. A FameLab porto il fenomeno della bioluminescenza, ovvero come gli organismi sono in grado di illuminarsi autonomamente di luce propria. Allora, cosa presento? Li avete 3 minuti? No, vabbè, scherzi a parte. Porto il DNA ripetuto, che è un argomento di cui si sa poco, che è molto interessante, sembra molto complicato, ma in realtà non lo è. I ragazzi avevano solo 180 secondi a disposizione e qualche oggetto per farsi capire meglio. In giuria un attore, il preside di ingegneria e un professore. Non voglio essere sperticato nei complimenti, ma la trovo deliziosa e interessante, soprattutto interessante. Un sacco di ragazzi che amano far capire quello che hanno dentro, che non sono solo nozioni, ma anche modo di comunicare. E per loro è un utilissimo esercizio. Il ricercatore universitario è una persona che ha una passione profonda per l'attività che fa, cui dedica anni, mesi della sua vita. E questo elemento, la passione, si sposa con la sfida che è dentro a FameLab, cioè portare a tutti il contenuto della ricerca. Hanno vinto la competizione Alessandro Pucci e Giada Toni. Allora, sono molto contento, non credevo minimamente di arrivare fino a questo punto, tant'è che la seconda performance l'ho improvvisata. Il mio obiettivo era vincere il palco, invece ho vinto pure la manifestazione come secondo classificato, quindi sono molto contento. A loro il compito di portare la bandiera delle Marche alle finali nazionali il 3 maggio a Perugia. A Perugia, non lo so, vedremo. La cioccolata a me è piaciuta molto come argomento. Vediamo se riesco a migliorare qualcosa, a cambiare argomento, non lo so, ancora non lo so. La selezione regionale ormai è stata fatta e rimangono di capire chi sono gli altri candidati delle 7 sedi per la finalissima italiana che sarà il 3 maggio a Perugia. Produrrà un solo concorrente italiano che poi andrà a giugno nella finale internazionale, perché FameLab è un format di 24 paesi, a Cheltenham in Inghilterra, dove gareggeranno per trovare chi è il vero guru della comunicazione di questo anno.